Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. La storia di oggi è recentissima e ha inizio negli anni 20 del secolo scorso, quando i fratelli Augustin e Antonio Norris decisero di creare un segugio per una grossa cassa alla selvaggina. Stiamo parlando del Dogo Argentino. Razza molto diffusa, selezionata in Argentina agli inizi del XIX secolo, tra un cane da combattimento argentino, per la precisione il perro di Peleo di Cordoba, e diversi altri molossi, mastini, pointer e wolfhound, nel tentativo di ottenere un nobile cane adatto sia per la caccia, sia per la guardia e il combattimento. Morfologia: molossoide, mastino, FC292 gruppo 2, molossoidi e cani da montagna. Taglia e peso: altezza al garrese da 62 a 68 cm per i maschi, da 60 a 65 per le femmine, peso fra i 40 e i 50 kg. Standard, molosso mesomorfo e mesocefalo, ovvero di proporzioni armoniose sia nel corpo che nella testa. La sua testa è molto particolare, ha il cranio di un cane da presa e il muso da sfruttatore, profilo convesso grazie anche all'enorme sviluppo dei muscoli masticatori. Occhi scuri o nocciola, sguardo attento, vivace, da duro, specialmente nel maschio. Arti a piombo, coda grossa e lunga fino al garretto, più larga all'attaccatura, più stretta all'estremità. Nonostante derivi da razze violente e pericolose, innumerevoli perfezionamenti successivi lo hanno reso un cane molto attento, equilibrato e della spiccata dote nel valutare le situazioni senza farsi prendere dalla foga. Per rendere al massimo questa sua qualità è sempre consigliato un opportuno addestramento. Il Dogo Argentino è un cane da caccia atletico. La socializzazione deve iniziare dall'allevatore e continuare senza problemi nella nuova casa. A causa della loro indipendenza, forza e inclinazione verso la dominazione, questi animali hanno bisogno di una guida amorevole, ma coerente e forte. È importante che voi e il cane sviluppiate un rapporto di fiducia. La frequentazione di un addestramento per cuccioli e di una scuola per cani è assolutamente consigliata. Amano fare jogging e gli sport per cani. Idealmente il vostro Dogo Argentino dovrebbe avere a disposizione una grande casa con un giardino recintato. Sa come sfruttare subito i punti deboli dell'educazione, cosa che può renderlo pericoloso. A causa delle sue dimensioni e della forza del Dogo Argentino, i bambini che vivono in casa dovrebbero essere già abbastanza grandini. Il Dogo Argentino è suscettibile all'assurdità a causa del colore bianco del pelo. Inoltre, come per molti cani di taglia grande, presenta una tendenza alla displasia articolare. Non far salire le scale un Dogo Argentino che sta ancora crescendo e aspetta che l'animale sia grande prima di fargli fare sport per cani. Quando acquistate un cucciolo, fate attenzione che l'allevatore sia affidabile. L'ente nazionale cinofilia italiana ENCI è a vostra disposizione per aiutarvi.
In molti stati il dog argentino è uno dei cosiddetti cani da lista, l'allevamento è associato a requisiti specifici, a seconda dello stato, come ad esempio un test sulla natura dell'animale o un patentino di riconoscimento per il proprietario. Anche l'imposta sui cani è spesso molto più alta per i cani da lista. Vive bene sia in appartamento, è un cane molto pulito, che naturalmente in giardino. Ha bisogno comunque di fare molto moto, specialmente nel periodo della crescita. Nato per la caccia al cinghiale e per il combattimento con i puma, perde fortunatamente questa veste data l'assoluta inadattabilità ai contesti europei. Il suo impiego si deglia quindi verso il cane da guardia e la difesa, dimostrandosi buonissimo con i bambini e con un grande senso di attenzione verso gli stessi. Concludo dicendo che, rileggendo le antiche razze di provenienza del dog argentino, possiamo con certezza affermare che stiamo parlando di uno dei migliori cani da guardia, di un leader carismatico, di un coraggioso cane da difesa, ma soprattutto di un compagno fedele, in grado di stabilire con il padrone e con la famiglia un rapporto di complicità straordinario, quasi protettivo. Data la sua natura, può risultare rissoso verso altri soggetti dello stesso sesso. Il tutto risolvibile con una corretta educazione. Molto bene, anche per oggi il nostro piccolo video finisce qui. L'invito qual è? Ma certo, quello è sempre quello di iscrivervi, attivare la campanella, lasciare un like, anzi tanti like se questo video vi sarà piaciuto. Io intanto vi saluto e nell'attesa ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Fio Tutorial.